quest'ora è dedicata alla seconda isola che è rimasta finora inesplorata, cioè quella delle equazioni differenziali lineari del primo ordine, anche a coefficienti non costanti. Anche a coefficienti non costanti. Il commento è: se sono coefficienti costanti è il caso precedente con k uguale a 1, se è a coefficienti costanti è il caso precedente. Il caso precedente con k uguale a 1. Con k uguale a 1. Allora, come si presenta l'equazione generica alla quale stiamo pensando? È questo: u' più un coefficiente di t per u uguale b di t. Quindi di diverso rispetto a prima c'è che c'è questo coefficiente b di t, che non è 0. Allora, per questa c'è una formula generale. Allora, per queste si riescono a risolvere pur di sapere fare delle primitive e ci sono sostanzialmente due metodi che portano alla stessa soluzione, ovviamente. E più o meno due metodi sostanzialmente equivalenti. E il primo metodo è quello del fattore integrante. Fattore integrante. E il secondo metodo è la variazione delle costanti, che però essendo sul primo ordine è cortissima, non ha le lunghezze tipiche del secondo ordine. Quindi variazione delle costanti. Variazione delle costanti. Allora, ora vi illustro questi metodi come funzionano e come portano alla formula risolutiva. Potrei scrivervi la formula, dirvi la soluzione è questa, però è brutto, preferisco che si capisca la logica che ci sta sotto. Allora, il metodo del fattore integrante funziona così. Fattore integrante. Allora, il fattore integrante è questo. Considero, questa è l'equazione, considero una primitiva della a piccolo. Considero una primitiva a grande di t della a piccolo di t. Cioè, primitiva vuol dire che la derivata di a grande è uguale a piccolo. Adesso moltiplico tutta l'equazione per e elevato alla a grande di t. Moltiplico l'equazione. L'equazione per e elevato alla a grande di t. E questo è quello che si chiama fattore integrante. E capiremo perché si chiama fattore integrante. Quindi moltiplichiamo l'equazione, diventa u', fatemela scrivere con la notazione estesa, u' di t per e elevato alla a grande di t, più a piccolo di t per u di t per e elevato alla grande di t uguale b di t per e elevato alla a grande di t. Questo è quello che ho ottenuto moltiplicando l'equazione. Adesso la cosa fondamentale è questa. Guardate questa cosa a sinistra. Questa cosa a sinistra, questa somma di due termini a sinistra, è la derivata di qualcosa. Domanda, è la derivata di che cosa? Se io prendo u di t per e elevato alla grande di t e lo derivo, cosa diventa? U' per l'esponenziale più u per la derivata dell'esponenziale. La derivata dell'esponenziale è l'esponenziale per la derivata dell'esponente.
Quindi questa è una derivata. Uguale b di t per e elevato alla a grande di t. Capite perché si chiama fattore integrante? Si chiama fattore integrante perché quello che era a sinistra, che prima non era niente, nell'equazione quello che c'era a sinistra non era assolutamente niente, ora quello che è a sinistra è una derivata. E avendo una derivata, capite adesso cosa faccio? Se faccio una primitiva, lo ricavo. Da cui, ora basta fare la primitiva, per avere che u di t per e elevato alla a grande di t, questo qui è uguale alla primitiva di quest'altro, quindi l'integrale di bt per e elevato alla a grande di t in dt, più la solita costante che ci aspettiamo. Questa è la costante che ci aspettiamo che venga fuori. Da qui cosa faccio? Ricavo u di t. Non resta che ricavare u di t e si ottiene la formula generale. Non resta che ricavare u di t per avere la soluzione generale, che quindi sarà di che forma? Sarà u grande di t. Cosa devo fare? Devo moltiplicare per e elevato alla meno a grande. Quindi cosa diventa? Parto da quest'ultimo termine, c per e elevato alla meno a grande di t, più e elevato alla meno a grande di t per la primitiva di b di t, b piccolo, per e elevato alla a grande di t in dt. E questa è la formula generale. È la formula per la soluzione generale. Come ci aspettavamo, c'è un parametro libero, la costante C è il parametro libero. Quindi questa qui è la formula generale, formula per soluzione generale, equazione del primo ordine lineare. Quindi c'è una formula generale a patto di sapere fare due cose. Quali sono le due cose che bisogna saper fare? Primo, la primitiva della a piccolo, per cavarla a grande. Secondo, la primitiva di questa cosa qua. Quindi si riesce a risolvere sempre pur di 1. Sapere fare la primitiva di a piccolo di t per ricavare a grande. Secondo, sapere fare la primitiva di b di t, b piccolo, per e elevato alla a grande di t. E questa è la teoria vista nel primo modo. Quasi quasi vi faccio subito un esempio di questo modo di procedere. Esempio 1. Prendiamo u' più t volte u uguale t cubo. La prima osservazione è che questa equazione non rientra nelle altre tipologie, che non è a coefficienti costanti, non è a variabili separabili. Quindi, osservazione, non è a coefficienti costanti, prima cosa, e seconda cosa, non è a variabili separabili. Quindi non rientra nelle altre tipologie. E va bene, allora noi procediamo con la nostra teoria. A piccolo di t chi sarebbe? Sarebbe t, è il coefficiente della u. Quindi la prima cosa da fare è la primitiva, e questa riesce facilmente, è un mezzo t quadro.
È chiaro che io potrei dire applichiamo questa formula, però preferisco dire ricostruiamo il procedimento, perché è quello che si ricorda. Che cos'è il fattore integrante in questo caso? Il fattore integrante è E elevato a un mezzo t quadro. Quindi moltiplico per il fattore integrante e cosa ottengo? U primo per E alla un mezzo t quadro più T per U per E alla un mezzo t quadro uguale T cubo per E alla un mezzo t quadro. Se tutto va bene, a sinistra dobbiamo avere una derivata. Abbiamo una derivata, sì, di che cosa? U per E a un mezzo t quadro derivato uguale T cubo per E alla un mezzo t quadro. Quindi U per E alla un mezzo t quadro è uguale alla primitiva di t cubo per E alla un mezzo t quadro in dt. Come possiamo provare a fare questa primitiva? Beh, possiamo provare una sostituzione, qualcuno di voi dice. Quale sostituzione fareste? Punto tutto sul rosso, mezzo t quadro uguale a y e vedo cosa succede, è l'unica cosa che posso fare. Provo la sostituzione y uguale un mezzo t quadro. Quindi dy è t dt. Quindi l'integrale di t cubo per e alla un mezzo t quadro in dt, cosa devo fare? Devo separare una t, questo è l'integrale di t quadro per e alla un mezzo t quadro per t in dt, questo è y e questo è 2y, 2 per l'integrale di y e alla y in dy. Siamo stati fortunati, questo è il solito che si fa per parti. Come si fa questo per parti? Beh, la y la scelgo da derivare, questa da integrare, insomma diventa y e alla y, questo è proprio il primo esempio che abbiamo fatto in assoluto, meno l'integrale di e alla y in dy. Quindi questo diventa 2y e alla y meno 2e alla y. Quindi tornando in t, cosa diventa quando torno in t? È due volte per y meno 1, quindi un mezzo t quadro meno 1, per e alla un mezzo t quadro. Quindi volendo è t quadro e alla un mezzo t quadro meno 2 e alla un mezzo t quadro. Adesso c'è la solita fregatura in un certo senso, quindi tornando questo qui, fatemelo chiamare con una stella, tornando al passaggio con la stella, abbiamo che U per E alla un mezzo T quadro è uguale alla primitiva, quindi T quadro per E alla un mezzo T quadro meno 2 per E alla un mezzo T quadro più il solito C, che ci aspettiamo un C che è quello che viene fuori dall'integrale. Da cui anche qui c'è una mezza fregatura, il fatto che se ne vanno buona parte degli esponenziali, u di t diventa c per e
alla meno un mezzo t quadro, più il resto rimane pulito, più t quadro meno 2. Questa è la soluzione generale dell'equazione non omogenea. Questa è la soluzione generale dell'equazione non omogenea. Risolta col fattore integrante. Secondo metodo è teoria generale più tentativo variazione costante, tentativo o variazione costante. Variazione costante. Allora, cosa dice questo secondo metodo? Allora, devo risolvere U' più A di T U uguale B di T. Allora, la soluzione come sarà fatta? Per la teoria generale sappiamo come è fatta la soluzione, perché la teoria generale l'avevamo sviluppata anche nel caso dei coefficienti non costanti. Per la teoria generale, la soluzione sarà del tipo, la soluzione sarà del tipo U di T. Come sarà fatta la soluzione generale? Sarà un pezzo omogeneo, il pezzo che viene dall'omogenea, più la soluzione speciale. Il pezzo che viene dall'omogenea come sarà? Come ce lo aspettiamo? Questa volta siamo in ordine 1, quindi la base ha un elemento. Quindi ci sarà una sola costante, che chiamiamo C con 1, anzi la chiamiamo C e basta, per U1 di T, più la soluzione speciale, dove U1 di T è soluzione dell'omogenea, e U segnato di T è soluzione qualunque della non omogenea. Quindi cosa mi resta da fare? Mi resta da risolvere l'omogenea e mi resta da trovare una soluzione qualunque della non omogenea. Quindi risolvo l'equazione omogenea. Cosa diventa l'equazione omogenea? U' più A di T U uguale a 0. Adesso questa non è a coefficienti costanti, quindi non è che posso fare i discorsi del polinomio. Però com'è questa? Questa è a variabili separabili, fortunatamente. Questa è a variabili separabili. E come tale la tratto. Cosa vuol dire che la tratto come variabile separabile? Vuol dire U' la scrivo come meno A di T per U. Adesso ripassiamo le variabili separabili, cosa si farebbe? Fase 1, separare, du su dt uguale meno A piccolo di T per U. Adesso tutte le U a sinistra uguale meno tutte le t a destra. Adesso primitiva a destra e sinistra, quindi qui diventa logaritmo di valore assoluto di U, come succede sempre in questi casi, uguale la primitiva di qui, primitiva di A piccolo e A grande, vedete che nasce già questa A grande che deve nascere, quindi meno
a grande di t più c, che è la costante che ci si aspetta. Adesso ricavo, valore assoluto di u uguale e elevato alla meno a grande di t più c, in un certo senso sta nascendo il fattore integrante anche in questo modo. Quindi, questo è un passaggio che abbiamo già fatto la volta scorsa, l'abbiamo discusso, come si toglie il valore assoluto? U di t uguale più o meno e alla meno a grande di t più c. Adesso uno come farebbe a scegliere il più o meno? Guarda la condizione iniziale, un modo è guardo la condizione iniziale e scelgo il più o meno, ma se no più semplicemente, questo è il discorso che avevamo fatto l'altra volta, u di t è uguale a più o meno e alla c per e elevato alla meno a grande di t. Adesso quel più o meno e alla c lo chiamo k, quindi questo qui è k per e alla meno a grande di t. Quindi questa qui è la soluzione generale dell'equazione, al variare di k, questa è la soluzione generale dell'equazione omogenea. Quindi soluzione generale, equazione omogenea. Ora, per fare la soluzione speciale, per trovare la soluzione particolare u segnato di t, ho due opzioni. La prima è il tentativo. Il tentativo però ora è molto più anarchico. Perché è molto più anarchico? Perché c'è quella a di t davanti all'equazione. Quando vado a fare il tentativo, ok, mettiamo anche che qui ci sia un polinomio. Che cosa provare dipende un po' da cosa c'è qua. Perché può complicare le cose. Magari no, però non è più come prima che c'è la regola per come fare i tentativi. Bisogna un attimo andare più a vista. Oppure più sistematico, la variazione delle costanti. La variazione delle costanti, capite che in questo caso è molto semplice, perché la soluzione dell'omogenea, perché c'è una sola costante, quindi non ci sarà il sistema, ci sarà un'equazione, sarà tutto molto più semplice. Quindi come funziona? La soluzione dell'omogenea era u di t uguale k per e elevato alla meno a grande di t. Quindi faccio un tentativo. Quindi il tentativo da fare è u di t, cosa voleva dire variazione delle costanti, che dove c'era k, adesso c'è k di t per e elevato alla meno a grande di t. Adesso devo soltanto derivare u e andare a sostituire, calcolo derivo. Cosa diventa? U primo di t uguale, ditemi voi, k primo di t per e elevato alla meno a grande di t, poi meno k di t, ho messo il meno perché sto già pensando di derivare l'esponenziale, mi diventa a piccolo per e elevato alla meno a grande di t. Questo è u'. Ora sostituisco nell'equazione, non devo fare ulteriori derivate, quindi in questo caso è rapido, sostituisco nell'equazione e trovo, sostituisco nell'equazione, cosa devo sostituire? U', quindi k' di t per e elevato alla meno a grande di t, meno k di t per a piccolo di t per e elevato alla meno a grande di t, questo è u'. Poi cosa dovevo fare? Più a piccolo
per u. Quindi, che cosa diventa piccolo per u? Diventa piccolo di t per k di t per e elevato alla meno a grande di t. Quindi questo qui è più a piccolo per u. Cos'è successo? È successa la solita cosa piacevole che succede con la variazione delle costanti. Cioè che i termini strani se ne vanno, questo uguale a questo. Questo uguale a questo, uguale a b di t. Da cui immediatamente, da cui k' di t è uguale alla primitiva di b piccolo di t per e elevato alla grande di t dt. E questa l'abbiamo già vista. Eh sì, da qui, ok, da qui k, questo è già k. Cioè k' sarebbe b per e elevato alla grande, quindi k è uguale alla primitiva di questo. In conclusione, quindi il tentativo, quindi la soluzione speciale, la soluzione particolare è u di t uguale k di t per e elevato alla meno a grande, e quindi conviene scriverlo come e elevato alla meno a grande per k, che è b di t per e elevato alla grande. E infine la soluzione generale, e infine la soluzione generale è u di t uguale il pezzo che proviene dall'omogenea. Qual è il pezzo che proviene dall'omogenea? K e elevato alla meno grande di t più il nuovo pezzo e elevato alla meno a grande di t, che moltiplica l'integrale di b di t per e elevato alla grande di t in dt. Questa è la stessa formula di prima. Se guardate la formula che abbiamo ottenuto con l'altro sistema, era la stessa, semplicemente si chiamava c invece di k. Però questo spiega da dove vengono fuori questi termini. Questo qui è quello che viene fuori dall'omogenea, è come se la base avesse un elemento solo, è quasi stupido dirlo in dimensione 1, cioè gli spazi vettoriali in dimensione 1 sono stupidi, e questo qui è la soluzione speciale ottenuta con variazioni delle costanti. Allora, la cosa più efficiente, secondo me, si ottiene con un mix dei vari metodi. Quando uno ha capito bene le cose, può ragionare facendo un mix dei vari metodi. Esempio 2, che è sostanzialmente... No, l'esempio 1 bis. Qual era l'esempio da cui ero partito? U' più tu uguale t cubo. U' più tu uguale t cubo. E allora uno cosa dice? L'equazione omogenea ha come soluzione u di t uguale k per e elevato alla meno a grande di t. Questo uno fa prima a ricordarselo che a ricostruirlo tutte le volte, no? Quindi k per e elevato alla meno un mezzo t quadro. Quindi questo qui mi sistema il termine omogeneo. Per trovare la soluzione speciale posso sentire che il giorno fortunato e faccio il tentativo. Per trovare la soluzione speciale particolare, provo a non fare la variazione delle costanti,
provo con un tentativo, con un tentativo. Quale tentativo vi sembra ragionevole? Dovete cercare una U che messa qui dentro faccia venire T cubo. Allora, è ragionevole, visto che questo è polinomiale, è ragionevole cercare una U polinomiale. Di che grado? Una volta avremmo detto terzo grado, però qui c'è una T davanti, quindi se io ci metto una U di secondo grado, con una T davanti già mi diventa di terzo grado. Qualcuno dice provo di quarto grado, va bene, qui diventa quinto grado, quindi è chiaro che dovrai imporre zero al coefficiente di T alla quinta. Funziona anche se provo il decimo grado, un po' rota anticoefficiente uguale a zero. Quindi sembra ragionevole cercarla come polinomio di secondo grado. Quindi u di t uguale a t quadro più bt più c. Perché, vi ripeto, è sembrato ragionevole il secondo grado? Perché quando lo moltiplico per t mi produrrà già i termini cubici che hanno la speranza di contrastare questo. Allora derivo u primo di t diventa 2at più b e sostituisco. Derivo e sostituisco, diventa u primo, lo ricopio, 2at più b, questo è u primo. Poi devo fare più tu, quindi più at cubo più bt quadro più ct, quindi questo è più tu, e questo qui deve venire t cubo. Quindi qual è il sistema che ottengo? A uguale a 1, poi B uguale a 0, B uguale a 0, quindi questo qui è il coefficiente di T quadro, questo è il coefficiente, no, questo è il coefficiente di T cubo, questo è il coefficiente di T quadro, questo è il coefficiente di T. E questo è il termine noto. Termine noto, quindi C, 2A più C uguale a 0, coefficiente di T, 2A più C uguale a 0, e poi B uguale a 0. Oh, occhio, questo è un sistema di quattro equazioni in tre incognite. Quindi non era obbligatorio che esistesse la soluzione. Perché ci va bene? Ci va bene che due equazioni sono uguali. Ci va bene che due equazioni sono uguali. E grazie alle due equazioni uguali troviamo A uguale a 1, B uguale a 0 e C uguale a meno 2. Da qui la soluzione speciale U segnato U di T uguale, che cos'era? A t quadro meno 2. Guarda caso la stessa che avevamo ottenuto all'inizio con il metodo del fattore integrante. La stessa ottenuta con il fattore integrante. Cioè la stessa ottenuta col fattore integrante. Ottenuta con il fattore. Sì? Cosa è successo? La stessa ottenuta con il fattore integrante.
Questo vuol dire che questo tentativo non funzionava sempre. Poteva essere che il sistema venisse non risolubile, ma questo qui ve lo potete anche aspettare, perché quando siamo partiti con il metodo del fattore integrante, che cos'è che dobbiamo fare alla fine? Dobbiamo fare questo integrale qua. Questo integrale qui ci avevate un mezzo t quadro, e l'integrale di e alla un mezzo t quadro non si riesce sempre a fare. Si riesce a fare se davanti c'è una potenza di t dispari, che è il motivo per cui ci è andata bene, per cui ho messo un t cubo. Se ci fosse stato un t quadro, un t alla quarta, non veniva, la soluzione non era di tipo polinomiale. Quindi non è vero che se la soluzione assomiglia, il caso in cui i coefficienti sono non costanti non è così semplice. Osservazione, se invece di t cubo c'era t quadro, invece di t cubo c'era t quadro, non funzionava nulla. E la soluzione non era di tipo polinomiale. Quindi, cioè, si otteneva un sistema in cui c'erano più equazioni delle incognite e non c'erano due equazioni uguali che andavano bene. Non era di tipo polinomiale. Ecco, voglio farvi un ultimo esempio che ispira un certo tipo di discorsi, un discorso teorico che non vi ho ancora fatto, quindi ve lo faccio ora che è il momento giusto. Esempio 2. Ecco, uno dei casi in cui è un po' più semplice applicare queste cose è tipo questo qua. U' più U su T uguale seno di t. Allora, come si risolve questa equazione? Allora, a piccolo di t è uguale a 1 su t. Quindi a grande logaritmo di t. Voi dite logaritmo di valore assoluto di t. Sì o no? Ni. Perché ni? Allora, c'è un discorso che io all'inizio vi facevo sempre, poi ho smesso improvvisamente di farvi. Ed era il discorso dell'intervallo massimale di esistenza, blow up, breakdown e quelle cose lì. Perché ho smesso di farvi quel discorso? Perché per le equazioni lineari è tutto banale, in questo senso. Fatto importante generale, questo è un elemento di teoria, fatto generale importante, vi ricordate quando vi dicevo per un'equazione generale l'intervallo massimale di esistenza non è prevedibile guardando l'equazione, bisogna risolverla, sostituire il dato iniziale e allora viene fuori. Per le equazioni lineari no, è prevedibile a priori. Per le equazioni differenziali lineari, l'intervallo massimale di esistenza è prevedibile guardando solo l'equazione. È prevedibile dalla sola equazione. E cosa bisogna guardare? Bisogna guardare l'intervallo massimale di esistenza dei coefficienti. Ed è la più grande zona, diciamo, ed è la più grande zona, la più grande zona che contiene l'istante iniziale, che contiene il tempo iniziale, e in cui sono definiti tutti i coefficienti, ed in cui sono definiti tutti i coefficienti. Cioè, se non hanno problemi i coefficienti, detto brutalmente,
Se non hanno problemi coefficienti, non ha problemi la soluzione. La soluzione esiste finché può. Brutalmente. La soluzione esiste finché può. Cioè, se non hanno problemi coefficienti, cioè se non hanno problemi i coefficienti, non ha problemi nemmeno la soluzione. Problemi nemmeno la soluzione. Quindi tutti gli esempi, se i coefficienti sono costanti, la soluzione è globale perché i coefficienti non hanno problemi, o se la f di t di là non ha nemmeno problemi. Allora, torniamo a questo esempio. In questo esempio qui, se do la condizione iniziale, per quale tempo la do? La do per tempi positivi o per tempi negativi? Non posso dare una condizione iniziale per t uguale a 0, perché per t uguale a 0 non ha senso. Quindi se do la condizione iniziale per t maggiore di 0, l'intervallo massimale di esistenza è 0 più infinito. Se no è meno infinito 0, perché chi decide il tempo di vita è chi decide l'intervallo massimale di esistenza, è questo coefficiente 1 su t. Quindi bisogna guardare i problemi di 1 su t. Quindi nell'esempio se la condizione iniziale è u di t0 uguale u con 0 con t0 maggiore di 0, l'intervallo massimale di esistenza è da 0 a più infinito, perché lì non ha problemi 1 su t. Ma dal momento che l'intervallo massimale di esistenza è 0 più infinito, io al posto di logaritmo di t, di valore assoluto di t, posso mettere tranquillamente log di t. Ed in questo caso posso avere, posso scrivere che a grande di t, che sarebbe logaritmo di valore assoluto di t, è in realtà logaritmo di t. Allora, una volta che avete a grande di t uguale logaritmo di t, il fattore integrante che cosa diventa? Quindi il fattore integrante diventa e alla grande di t, cioè t. Una volta che il fattore integrante è t, è fatta, perché basta moltiplico. Moltiplico e cosa mi diventa? Mi diventa tu primo più u uguale t seno. Allora la cosa scritta qui che cos'è? La cosa scritta qui è tu primo uguale t seno, e da qui la strada è completamente in discesa. Da qui quindi u di t per t è uguale alla primitiva di t seno di t, che è uno scherzo a fare per parti, più c, non sto a farvi il conto, e quindi u di t è uguale a c su t, più 1 su t per la primitiva di t seno t in dt. E questo è un conticino che si fa in un istante. Vedete? Quello che un po' vi avevo anticipato, quando è che avrà problemi questa? Questa ha problemi quando t uguale a 0, è evidente che ci sono problemi per t uguale a 0, ma a posteriori è evidente, ma lo era già da prima, perché l'intervallo massimale di esistenza si fa guardando i coefficienti, senza dover risolvere la condizione e mettere dentro i dati iniziali. Va bene, la prossima